ventunesimo congresso di Radicali Italiani, stiamo al post chiusura ormai, in compagnia di Nicolino Tosoni, candidato alla segreteria, che adesso ci intratterrà e ci spiegherà un po' di cose. Mi avvicino anche. Oh, io sono molto riconoscente a questo microfono, che non so affatto cosa rappresenti. Ecco, però devo... Non mi imbarazzi. Ecco, se no non riesco più a parlare. Allora, ella ha avuto la gentilezza di presentarmi come candidato alla segreteria. Però devo dire che, come tutti i giornalisti, ella è anche smemorata. Ma ella chi, scusa? Ella. Ma non fa come Belelli, per favore. Ma chi è Belelli? Divino Bello. Non lo conosco. Ma e chi è che ti ha presentato alla segreteria? Io mi sono presentato. Ma no, ella è lei, il giornalista. Questo mi dimostra enfaticamente che i giornalisti sono ignoranti. Ma questo è notorio. Ecco, no. Non dico che sono analfabeti, ma ignoranti, perché vogliono criminalmente ignorare. E Tella proprio è caduta così in basso, scimmiotando i suoi colleghi, di cui non faccio nome per grazia e volontà della verità. Io mi sarei così aspettato che ella mi avesse presentato come Nicolino Tosoni, presidente e fondatore del Cuore. No. Allora ti presento anche come ti presentavi una volta, Frocio Radicale. Oh, ecco. Io la memoria ce l'ho, ma io sono ignorante, sì, ma non rincoglionito. Ma non ho detto, no? Perché per essere rincoglionita bisogna avere i coglioni. E i coglioni sono quelle cose che oggi ci sono, domani non ci sono, e chi li ha visti si va a vedere, a cercarli su chi l'ha visto. Ogni sua chi mal li pensa. Allora, perché mi sono candidato, e mi candido da un po' di anni a queste parti, alla segreteria? Ma non come Nicolino Tosoni, militante radicale, eccetera, eccetera, ma come presidente del Cuore. Fronte unitario, omosessuale, rivoluzionario, internazionale, che è il primo movimento di emancipazione per la piena emancipazione di tutti gli omosessuali. Senza ma, senza ni, vogliamo i nostri diritti, come esistono ultimamente in tutti i paesi dell'Europa Unita, fatta eccezione mi pare per l'Italia, non so, forse un altro paese di cui non mi ricordo. E pensare che proprio il primo movimento europeo di liberazione omosessuale, il Fuori, proprio è nato in Italia, più di 40 anni. Ma in questi 40 anni non c'è stata la sensibilizzazione che è stata fatta da quei pochi obiettori di coscienza che 40 anni fa, per dire, a grandi sillabe, il loro signor no, accettavano di andare in prigione, di essere ospiti nelle belle carceri militari della Pontificia Repubblica. Certamente che, e qui mi viene in mente un incontro che ebbi nell'ambito di una festa dell'unità a Prato della Valle a Padova, mi pare nel 1977 o 78, in cui mi si presentò un giovincello che non so da dove proveniva, e alla mia analisi di dire che la realtà omosessuale italiana era, a quell'epoca, ed è
ancora di più oggi, rammollita e non fa pugno, diversamente da quello che succedeva nella Germania federale, perché c'era ancora il muro di Berlino a quell'epoca, e nei paesi europei dove l'omosessualità era criminalizzata. Basti ricordare l'articolo 175, prima del codice prussiano e poi del codice hitleriano, e poi anche, non dimentichiamolo, del codice della Repubblica Federale Tedesca, che criminalizzava la realtà del comportamento cosiddetto omosessuale. Questo giovinastro mi disse: ma tu, Nicolino, avresti voluto che in Italia ci fosse una legge criminalità? Dico sì, perché se ci fosse la legge ci sarebbe il pugno, ci sarebbero le associazioni, i comitati, vogliamo abrogare quella legge, come nell'assenza del divorzio vogliamo la legge sul divorzio. E quindi ci sarebbe stato anche in Italia una mobilitazione generale dei froci che avrebbero lottato per il loro proprio diritto. Non essendoci qualche cosa da abbattere e da eliminare, non si è potuta inverare quella, e qui uso un termine spiacevole, corporazione, coagulazione di sentimenti, che delle povere dita, una diversa dall'altra, e sono cinque, che da sole non fanno niente, ma unite nel polso fanno pugno. E quindi forza decisiva. E dopo aver constatato il fuori, i bravi froci nascosti italiani hanno preferito il divertimento. Infatti molti, tra cui anche questo giovinastro che ha fatto poi una carriera politica nell'ambito della sinistra e oggi è uno dei 20 caporioni delle regioni di cui non faccio nome, e che porta sempre con sé la corona del rosario regalatagliela da quel satrapo che si veste di bianco. Qual è il mio mestiere di ignorante ricordare di chi stiamo parlando? E il lascio. Nikita Vendola, immagino che sia quello che regia. Non so, è una persona. Vabbè. Ecco, che ha ricevuto appena eletto in visita ufficiale in Puglia, nelle Puglie, un tale vestito di bianco, e gli ha piaciuto anche lui. Questi traditori, questi capò, ne ho le scatole piene. Di questi traditori, di questi capò, ne ho le scatole. In questi 40 anni di mia attività, diciamo di vessillifero dei diritti civili degli omosessuali, posso dire che la realtà italiana è andata da peggio in peggio, in peggio, in peggio, in peggio. Devo anche rammemorare che per questioni anagrafiche io ho preso la prima tessera di un movimento omosessuale nel vicino 1966 a Copenhagen, Danimarca. Mi iscrissi sia ad Arcadie francese che al Koch olandese che al Forbundenhof 1948 danese, poi anche al Koch svedese. E voglio ricordare che l'altro giorno, io non ho un archivio ordinato, molto disordinato e me ne onoro, ho trovato una lettera che l'associazione Koch mi mandava e diceva: caro Nicolino, sei stato assegnato al sottogruppo XYZ per la sezione Vatte la Pesca dell'Italia. A leggerla così oggi sembra una lettera massonica.
senza sapere che cosa c'è alle spalle, e ti è stato assegnato un numero. Attraverso quel numero io ho avuto un elenco, tra cui c'erano 4 italiani con i quali ho preso corrispondenza, tanto per dire come ci si riuniva, come c'erano i collegamenti. In Italia nel 68-69, voglio ricordare, il settimanale Men, che non era il giornale pornografico ultimamente, delle cose ultime, aveva una rubrica di annunci, e gli annunci di stretta osservanza omosessuale erano del tenore: giovane studente cerca corrispondente raccoglitore di cartolina e per corrispondenza seria. Questo era il messaggio più oscino e criptico che si potesse immaginare. Uno rispondeva, passavano mesi, almeno 3-4 mesi, prima di dire: a me piacciono le ragazze, però eccolo. Vale la pena di rammemorare, rimembrare anche queste catacombe culturali, antropologiche, direi, perché costituiscono un vissuto di parecchi di noi che hanno una certa età. Ora, ritornando, è che i froci nascosti, velati, tutti quanti italiani, hanno preferito il divertimentificio, cioè quei campi di concentramento, scusatemi il termine, che aprono la sera alle 9 di sera e durano fino alle 9 di mattina, in cui gli utilizzatori di questi campi di concentramento possono fare quello che vogliono, dismettere l'abito di legno della passabilità ideologico-culturale e rispettabilità, per fare quello che la loro identità li spinge a fare, per poi riprendere con coscienza, e io aggiungo con vera ipocrisia, alle 9 di mattina, quel continuo abito struccito di legno che magari a qualcuno non sta né stretto né bene, ma è fatto su di sé. Quindi ovviamente che da parte di queste persone, sono sempre avvenuti dei commenti negativi nei confronti di chi, come me, lo voleva lottare per liberare la propria identità. Infatti, uno dei primi manifesti del fuori è proprio una coppia che rompe delle catene. Rompe delle catene. E mi piace che certi diritti abbia utilizzato quella figura. Non ho per niente, qui chiudo tutto il disturbatore. Ecco, mi dispiace di non aver. Abbiamo 5 minuti di batteria. E riprendendo, mi scuso con questa interruzione. E quindi si è preferito il divertimento per non vedere le catene nelle quali l'omosessuale è incatenato prima ancora di nascere, perché a nessuna donna incinta si dice: speriamo sia lesbica o speriamo sia checca, ma tutti dicono: speriamo che assomigli al nonno, allo zio, al padre, eccetera, e sia maschio. Quindi il rifiuto della nostra identità è un rifiuto ancestrale, talmente interiorizzato a livello culturale, sociale e antropologico dello stesso individuo, che non si accorge di essere il massacratore di se stesso. E infatti dei vari
proci ufficiali eletti nel Parlamento, io posso ricordare graziosamente solo la Concia, la quale ha avuto e ha il coraggio di aver presentato la sua coniuge e di averne fatto un vessillo, mentre altri no. Altri giocano sull'equivoco che il privato è privato. No, il privato per una persona ufficiale è pubblico e non è nascosto. Il mio discorso potrebbe proseguire e andare avanti. Ecco, io ringrazio chi mi ha messo vicino, ecco, Liberi TV, e voglio dire che questo mio libretto, che oramai è un pochettino datato, sarà arricchito delle ultime pubblicazioni e nella primavera prossima verrà pubblicato come libro. Ma qui ho un altro, ho l'unico scritto di Pannella che riguardi al diario di un digiuno, la lotta indimenticabile, la campagna indimenticabile e unica per il diritto all'obiezione di coscienza. Lì c'erano dei giovani, come ho accennato prima, che per dire il loro no alla naia obbligatoria hanno accettato di andare nel campo, nelle carceri militari. A quando? I finocchi che devono dire sì all'eterosessualità imposta prima ancora della nascita faranno la loro dignitosa obiezione di coscienza? Nicolino, ti ringraziamo per questa lezione di storia, veramente che mi è piaciuta molto. Ti invitiamo a liberi.tv a guardarla, a seguirla, sì. E potremmo anche fare delle trasmissioni insieme, sì, se tu vorrai. Ben volentieri, io sono a disponibile per questa lotta, che non è una lotta secondaria, e io dico che se il XIX secolo è stata la liberazione e l'emancipazione dei negri, il XX secolo è stata la liberazione e l'emancipazione degli ebrei, il XXI secolo deve essere inevitabilmente, senza aspettare il 2099, l'emancipazione vera e totale di tutti gli omosessuali. Grazie. Possiamo dire viva l'amore? Certamente, fate l'amore ogni momento, 66 minuti al 60. Ciao, grazie Nicolino.